Buongiorno, buon sabato mattina a tutti, benvenuti al secondo appuntamento del nostro webinar sul Dopo di Noi. La volta scorsa abbiamo avuto la possibilità di approcciarci al tema attraverso le parole di Emilio Rota, della notaia De Paoli e di Fernanda, che ci ha aiutato a comprendere come le risorse messe a disposizione per il Dopo di Noi vengono utilizzate sui territori dell'Legnanese e del Castanese. Oggi invece andremo a raccontare le esperienze del Dopo di Noi che sono nate nei territori lombardi e andremo a vedere che cosa sta bollendo in pentola, che cosa stiamo costruendo invece nel territorio del Castanese e del Legnanese. Abbiamo molti interventi, abbiamo tanti ospiti, quindi è un segno molto bello perché tante persone hanno accettato di raccontare la propria esperienza e dalle esperienze possiamo prendere spunto o comprenderne magari le criticità e anche poter pensare e capire che si può fare. È complesso, ma si può fare. Per cui io dovrò questa volta essere un po' più cattiva della volta scorsa e i tempi devono essere molto precisi perché altrimenti sforiamo. E abbiamo una scaletta molto interessante e quindi partirei subito. Ringrazio tutti quelli che stanno partecipando. Questo incontro si inserisce all'interno di due progetti. Uno è Trame di partecipazione dell'Alto Milanese, sostenuto dal Forum dell'Alto Milanese, quindi Legnano Castano, e l'altro è Insieme Verso Casa, che è promosso da Cooperativa Lule, Valdocco e Azienda Castano. Questi due progetti hanno permesso la creazione di questo percorso. L'ho ripreso giusto per contestualizzare. Io allora inizierei dando subito la parola a Leonardo Peracchi, che è responsabile del servizio della Cooperativa Valdocco. Lui ci aiuterà a conoscere il network Immagini e Risorse e ci presenterà tre esperienze extraterritoriali, fuori dai nostri due distretti, che hanno già avuto modo di sperimentare l'abitare con modalità diverse. Quindi, Leonardo, lascio la parola a te. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Io in effetti ho questo incarico di darvi come dire, un assaggio di che cosa sia la rete di immaginabili risorse per chi non la conosce. È sostanzialmente è un circuito di persone, di enti, di cooperative, di associazioni, di enti pubblici che si ritrovano da diversi anni, credo almeno cinque, a dibattere, a discutere, a confrontarsi sul tema della disabilità. Immaginabili risorse è quindi un movimento informale, quindi non pretende di avere una conformazione in un'istituzione formale. In questo senso si mantiene sempre molto libero nella proprio, come dire, nella propria possibilità di portare un contributo di pensiero rispetto alla disabilità. Le tre esperienze di cui sentirete raccontare più tardi oggi sono tre esperienze che fanno dal punto di vista degli enti, sono, come dire, fanno parte comunque dell'esperienza di immaginabili risorse. Nel corso della mia esperienza di professionale, insomma, non sono più proprio un ragazzino, insomma, quindi come dire, ho potuto effettivamente verificare che immaginabili risorse è come dire, forse una delle realtà più interessanti degli ultimi 20 anni per il contributo che ha potuto dare e sta dando al dibattito sulla disabilità. Il tema di fondo di immaginabili risorse, dopo anni in cui noi abbiamo parlato molto di progetto di vita, di centratura della persona, la persona al centro, la presa in carico globale, in verità è stata capace, secondo me, come tesi di fondo, di spostare un pochino lo sguardo, cioè di riuscire ad allargarlo, no? Un po' paradossalmente, non tanto concentrandolo quindi sulla persona con disabilità, ma guardandosi attorno insieme alla persona con disabilità. Quindi ha intuito che era fondamentale essere capaci come dire, di aiutare la comunità ad avere una percezione diversa della disabilità. E in che modo? Sostanzialmente iniziando ad avere un pensiero più vasto e quindi a pensare al fatto che le persone con disabilità possono contribuire, come tutti,
tutti, come tutti facciamo col nostro lavoro in un modo o nell'altro, al miglioramento delle condizioni di vita di tutti. E quindi di coinvolgere le persone in quelli che vengono definiti progetti di valore sociale. Quindi progetti orientati al bene pubblico, al bene collettivo, in cui le persone con disabilità possono esprimere a diverso titolo, a diverso livello, le proprie capacità, le proprie abilità, ma anche le proprie sensibilità, anche la propria capacità creativa e anche quella di progettazione. E quindi accompagnarsi operatori e persone con disabilità dentro esperienze a favore di tutti gli altri. Questa condizione in qualche modo veramente ci sembra molto interessante perché allarga la visione e ci aiuta ad un lavoro di rete, di comunità, come già è stato fatto in tutti questi anni. Certo, non è che immaginabili risorse pretende di aver inventato, no, qualche cosa da zero. Però questo punto di vista che tende a rovesciare la dinamica per cui noi iniziamo a considerare le persone con disabilità non solo come beneficiarie di un intervento di aiuto, no? Ma come persone che offrono aiuto, che si pongono come attive, come persone che sono di fatto cittadini fra gli altri all'interno di una comunità. Ecco, questo credo che sia l'aspetto prioritario. Questo ha portato molti benefici, velocissimamente direi tre, cioè c'è stato una, come dire, la simmetria operatore-utente, quella che viene chiamata un po' così, di relazione tra l'operatore e l'utente. Si è smussata molto in queste esperienze, ci si trova più a fianco gli uni degli altri insieme a fare qualcosa per la collettività, punto uno. Punto due, le relazioni interpersonali si sono ampliate, cioè le persone che frequentano i servizi hanno bisogno di più relazioni, di maggiore possibilità di interazione con gli altri. E terza cosa, ovviamente ci siamo radicati ulteriormente all'interno della comunità, perché questo vuol dire aprire un dialogo con le risorse, questo vuol dire riuscire a immaginare ed avere visione di che cosa c'è bisogno per noi e per gli altri. Io, dal punto di vista delle esperienze pratiche, come coordinatore, ho sempre lavorato a fianco dei colleghi e con le persone con disabilità. E quindi posso dire che questo approccio ha dei grandi benefici per tutti, tra l'altro, anche per gli operatori. E questo è molto buono. Detto questo, ecco, queste tre realtà che andiamo a presentare oggi, per cui io direi non mi dilungo ulteriormente, sono tre realtà che hanno una grande connessione con la comunità, con il territorio. Il dopo di noi è un tema delicatissimo, molto, io credo che sia una delle cose più difficili da affrontare, per le famiglie è un tema complesso, ricco di tanti sentimenti. E in qualche modo oggi la possibilità, credo soprattutto per le famiglie, ma anche per gli operatori, di poter vedere delle cose che sono state realizzate, dei progetti realmente realizzati e concreti, o in via di realizzazione, sia una delle cose che ci facciano più bene, insomma, ci facciano meglio, ci danno l'idea che le cose si possono fare. Io quindi darei la parola. In ordine, cito tutte e tre queste esperienze, non mi dilungo perché si racconteranno da sole. Quindi abbiamo Annalisa Michelon che ci introduce a due progetti, Abitare la comunità e Vieni a vivere con noi, della cooperativa La Piramide di Arcore. Poi abbiamo Roberto Guzzi del Germoglio di Cassina de' Pecchi che ci introdurrà a un progetto altrettanto interessante. Che ospito a casa mia, e alla fine abbiamo Vilma Capuzzi che ci parlerà dell'esperienza da casa Le Scie delle cooperative La Cordata, due punti a capo di Gerbagnate, dico bene, Garbagnate, scusate, Milanese. Questi nomi della Lombardia mi mettono sempre un po' in difficoltà, la conosco pochissimo in verità come territorio. Quindi, alla fine di queste tre esperienze, io magari proverò solo a fare un rapido, come dire, un rapido focus per ognuna di queste esperienze su qualche cosa che io ho trovato peculiare, nella loro storia. Quindi passerei se non sbaglio, ad Annalisa Michelon, alla parola per presentarci la tua esperienza. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dovrebbe partire un video prima della mia.
you're falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you sure as the sun will rise, I'll be there when you need me. With every tear that falls from your eyes, oh, you have me completely. I'll be there when you, I'll be there when. Qua. Ecco, questo è un video che racconta per immagini, insomma, un po' la quotidianità di abitare la comunità e viene a vivere con noi, che sostanzialmente hanno due nomi, ma sono l'uno quasi, come dire, il prolungamento, ma anche l'esistenza stessa dell'altro. Sono due progetti, entrambi, come dire, gestiti dalla cooperativa La Piramide Servizi di Arcore, che in realtà si colloca all'interno di un arcipelago di solidarietà, come lo chiamiamo noi, perché è composta da altri servizi, una cooperativa di tipo B, un'associazione del volontariato, la Fondazione Sergio Colombo, che appunto ha dato vita al progetto stesso. Abitare la comunità nasce nel 2007-2008, in realtà quindi in tempi in cui il dopo di noi non era così, tra virgolette, famoso come oggi, e nasce sulla spinta di familiari che chiedono alla cooperativa di iniziare a fare un pensiero sul dopo di noi e comunque sull'abitare in autonomia delle persone con disabilità. E quindi appunto ci mettiamo a costruire e avviamo questo progetto che dal 2016 si è trasferito in una casa molto più grande che ci è stata data in comodato d'uso dalla famiglia Perego, che per capirci è la proprietaria della PEG Perego, fanno passeggini, articoli per bambini, appunto dà in comodato d'uso gratuito alla nostra fondazione questa casa, che in realtà ci permette di ampliare le attività di abitare la comunità e di avviare questa sperimentazione di co-housing. Abitare la comunità nella sua parte, diciamo così, più legata alla sua storia è una scuola di avvicinamento alla vita autonoma per persone con disabilità. Quindi nel corso della settimana e nel weekend accogliamo gruppi di 4-5 persone che si avvicinano alle attività di autonomia e sperimentano la vita quotidiana all'interno di una casa. Quindi fanno le attività di chiunque di noi, dal fare la spesa a tenere in ordine casa, a preparare la cena, eccetera. Chiaramente a fianco a questo ci sono tutta una serie di attività invece più legate a momenti ludici, di socializzazione, di partecipazione insomma alla vita di relazione. Durante, diciamo così, le ore della giornata più intense, quelle che richiedono un supporto educativo maggiore, c'è la presenza sempre di un educatore con i ragazzi, mentre invece nel corso della notte abbiamo optato per la presenza di uno studente oppure di personale ausiliario. Questo perché chiaramente sono situazioni tranquille che non necessitano di un accompagnamento specifico notturno, e questo ci consente di rendere più sostenibile da un punto di vista economico il progetto e al tempo stesso appunto di accogliere però un numero consistente di ragazzi. Una parte del progetto è dedicata, come dire, alle famiglie e all'accompagnamento delle famiglie, all'autonomia dei propri figli, perché in qualche modo abitare la comunità è un banco di prova per i ragazzi che si sperimentano, che incominciano a uscire di casa, che cercano una loro, tra virgolette, indipendenza, ma lo è anche molto per le famiglie che spesso sono, come dire, non sono pronte, sono preoccupate, magari hanno bisogno di essere un po', come dire, incoraggiate e prendere anche loro le misure con questa sperimentazione.
sicuramente il supporto è un elemento che negli anni è venuto fuori come un aspetto fondamentale di questo progetto. Appunto dal 2016 ci siamo spostati in questa casa che è davvero tanto grande e questo ci ha consentito da una parte di sviluppare maggiormente la casa scuola. Questo significa che abbiamo potuto ampliare le giornate di presenza dei ragazzi, qualcuno di loro frequenta addirittura 2 settimane, per cui questo ci ha permesso insomma di ampliare di molto le attività legate all'autonomia. Dovete pensare che quando siamo partiti nel 2007 eravamo aperti un weekend al mese, oggi riusciamo a tenere aperta la casa per l'intero mese e per un paio di weekend, per cui insomma questo ci ha consentito di accogliere più persone e di ampliare i progetti educativi che chiaramente sono personalizzati e dipendono dalle esigenze e dalle situazioni di ciascuno. Ma l'essersi spostati in questa casa ci ha dato modo anche di progettare e di innovare, se vogliamo, il vivere insieme. Così abbiamo avviato appunto questa esperienza di co-housing. Quindi accogliamo attualmente 5 giovani studenti e lavoratori che hanno meno di 30 anni e che in cambio, diciamo così, di un contributo, chiamiamolo una sorta di affitto calmierato, ci donano delle ore di servizio settimanali con le persone con disabilità. Questo significa che da un punto di vista, come dire, molto pratico e organizzativo, loro hanno degli spazi dedicati a loro, hanno la loro camera da letto, insomma una cucina che condividono con loro e degli spazi riservati, ma poi molte altre parti della casa sono in condivisione con le persone con disabilità e questi giovani ci affiancano nelle attività e supportano l'educatore nei momenti magari più complessi. Vi faccio un esempio: qualcuno di loro nel corso della settimana cena con noi, ma prima ha preparato la cena con uno dei ragazzi, tra virgolette sgravando l'educatore da una serie di compiti e evitando che si debba mettere un ulteriore supporto educativo, perché in alcuni momenti la gestione di 5 persone può essere complessa. Quindi diciamo che si vive sostanzialmente la quotidianità dandosi reciprocamente delle cose che hanno a che vedere in parte con appunto delle componenti molto pratiche del vivere, ma anche e soprattutto uno scambio relazionale che è una grande risorsa. Da un punto di vista della gestione in sé per sé del co-housing è un'esperienza bella ma molto complessa, perché è un'esperienza che va curata, in quanto i giovani che accogliamo fanno un percorso che ha un tempo, una durata di circa 2 anni, quindi c'è innanzitutto la necessità come dire, di tenere sempre attivo questa ricerca e l'accoglienza di giovani. Ma il vivere insieme spesso è una cosa complessa, perché l'incontro con la disabilità, ma anche l'incontro tra i coinquilini, non è sempre semplicissimo. Quindi accanto alla quotidianità ci sono poi dei momenti più strutturati con me e con la collega che segue il progetto insieme a me, per garantire la praticabilità di questo incontro e per fare in modo che insomma ci sia anche la possibilità di criticizzare delle cose, di migliorarne degli altri. È un'esperienza molto flessibile che ci chiede di essere flessibili, di rinegoziare delle regole, perché le persone che accogliamo sono sempre diverse, quindi chiaramente cambiano le dinamiche, ma è sicuramente un'esperienza arricchente. Diciamo che quello che ci portiamo a casa da questo co-housing è sicuramente la sostenibilità di un'esperienza, perché questi giovani versano un contributo, ma soprattutto, come dicevo prima, supportano l'educatore in alcuni momenti della quotidianità, evitando appunto di dover ricorrere a un'ulteriore figura educativa. Oltretutto possono... Che hanno tolto. Costituiscono sicuramente anche un aiuto nelle situazioni di emergenza che la quotidianità spesso ci propone. Ma la cosa secondo me che ha più valore è che è proprio un progetto di valore sociale, cioè il co-housing ha un valore sociale perché permette alle persone con disabilità uno scambio alla pari, che altrimenti hanno raramente, perché la maggior parte delle ore della loro giornata sono trascorse con degli educatori. A questi giovani inquilini noi non chiediamo una preparazione educativa, loro non sono degli educatori, sono dei giovani che vivono lì e che condividono un pezzo della loro strada, della loro quotidianità con delle persone con disabilità. Per cui come dire, non c'è uno scambio tra educatore e ospite, ma c'è uno scambio tra 2 persone che si incontrano.
Il fatto di vivere all'interno tutti di una stessa casa e quindi in un ambiente piccolo consente anche di avere, come dire, maggiori attenzioni per ciascuno, per le singolarità e per le particolarità di tutte quante le persone coinvolte. E soprattutto, appunto, è un valore anche per gli inquilini stessi, cioè c'è questa sorta di scambio e di reciprocità, perché in fondo il co-housing risponde, almeno nella nostra esperienza, nonostante le fatiche della gestione di questa cosa, perché poi potrete immaginare, insomma, le cose da gestire sono tante, però appunto è una risposta in qualche modo a un bisogno che non è solo il bisogno della disabilità, ma è anche il bisogno di questi giovani di uscire di casa, di potersi confrontare con altri giovani, di fare un'esperienza anche ad un costo accessibile, per cui come di imparare a essere autonomi, per cui è proprio uno scambio arricchente per entrambi, ma è la possibilità appunto di rispondere a bisogni che sono non solo quelli della disabilità, ma in generale a bisogni di altre persone. E questo ci permette anche di portare, come dire, il territorio dentro la nostra casa, perché la casa in questo modo è aperta e accessibile non solo alla disabilità, ma anche ad altre persone che stanno fuori, che stanno nel mondo. Attualmente accogliamo 5 ragazzi che addirittura provengono anche da esperienze molto diverse rispetto a quelle territoriali, per cui da percorsi di immigrazione, eccetera. E questo è stato anche questo un cambiamento, perché se inizialmente i nostri inquilini erano, come dire, gente del territorio, ragazzi del volontariato che girano intorno alla cooperativa, con il tempo invece la cosa ha preso una piega un po' più ampia. E questo ci consente di dare delle risposte diverse a bisogni anche molto diversi, ecco. Per cui questo è forse l'aspetto più interessante e sicuramente la sostenibilità, perché in questo modo riusciamo anche un po' a gestire in maniera un pochino più agevole e sostenibile i costi di gestione di una casa molto grande e chiaramente anche quello degli operatori. Sul futuro la nostra idea è quella di provare a progettare una residenzialità che sia più stabile e quindi concreta. In questo momento queste persone che partecipano grazie alla legge del 112, ma in realtà essendo un progetto datato, molti dei nostri ragazzi anche prima della 112 arrivavano a fare questa esperienza, tra virgolette, in autonomia, quindi le famiglie hanno investito anche in termini di fiducia, di pensiero, di prospettiva nel nostro progetto. L'idea adesso è di provare a concretizzare con qualche ragazzo una residenzialità stabile. Purtroppo l'emergenza Covid ha un po' bloccato tutte le nostre progettazioni, ma speriamo insomma di poterle riprendere e chiaramente poi anche di continuare con l'esperienza di co-housing che ci sembra stia dando dei buoni risultati. Grazie a tutti. Benissimo, grazie a te. Adesso allora ascoltiamo l'esperienza che ci racconta Roberto Guzzi del Germoglio di Cassina dei Pecchi, con il progetto Ti ospito a casa mia, se non sbaglio si chiama. Sì, giusto. Grazie Leonardo. Grazie a tutti voi dell'invito, è un piacere essere qui e poter raccontare per tutti voi questa esperienza che ormai ha qualche anno alle sue spalle, ma è sempre un ragionamento interessante che si sviluppa e speriamo cresca anche con questi confronti, con questo rapporto che si crea sempre con altre cooperative, altre esperienze. Faccio prima un minimo di presentazione della nostra cooperativa. Vabbè, io sono un operatore sociale, noi siamo una cooperativa piccola, 20 operatori, abbiamo 3 servizi diurni, e involontariamente, lo diciamo, abbiamo iniziato anche questo percorso sul dopo di noi. Involontariamente perché? Perché la nostra cooperativa da tempo ragionava sul dopo di noi e aveva attivato anche una palestra, sfruttando addirittura l'appartamento di un'altra cooperativa, quindi anche queste collaborazioni sono sempre significative. Se non che ad un certo punto abbiamo avuto una persona nel nostro servizio che viveva con la madre, che si è ritrovata da sola. Prima la mamma si è ammalata, dopodiché è venuta a mancare. Chiaramente questa situazione normalmente si sarebbe risolta con l'entrata in comunità di questa persona che era parte del nostro servizio.
questa persona che però ha uno storico, e non era tra l'altro neanche molto giovane, se adesso posso dire anche il nome, si chiama Patrizia, aveva un precedente di comunità psichiatrica molto negativo, quindi assolutamente lei non voleva entrare in una comunità e voleva rimanere nella sua casa, solo che da sola questa cosa era chiaramente impossibile. Allora a questo punto la disposizione, come dire, positiva sia dell'amministrazione comunale di Cassino de' Pecchi che della cooperativa ha fatto partire un percorso per la creazione di un progetto che permettesse a Patrizia di rimanere in quella sua casa. Non è stato facile, perché soprattutto il primo periodo Patrizia era da sola e stava in casa solo all'aiuto e al supporto dei volontari della cooperativa Germoglio, ma questo ci ha permesso di studiare un percorso e di realizzarlo. Con il comune, dicevo, con l'amministrazione, abbiamo cominciato a pensare il tutto e nel giro di un anno siamo partiti con una raccolta fondi, perché comunque quell'appartamento andava ristrutturato. L'unica idea che ci veniva in mente per poter permettere a Patrizia di rimanere in casa era che lei accogliesse altre persone, perché da sola, sia economicamente, ma anche dal punto di vista pratico, era impossibile. Questa idea di accoglienza, che poi è il titolo del progetto, che è ti ospito a casa mia, era quello che poteva risolvere la questione. Siamo, come dicevo, partiti con raccolta fondi, abbiamo cercato le persone che potevano entrare con Patrizia a casa sua, abbiamo chiesto a Patrizia se questa cosa era di suo gradimento, lei ha accolto dicendo l'importante per me è rimanere nella mia casa, quindi sono disposto ad aprirla. Grazie a questa sua disponibilità, nel giro di un anno abbiamo raccolto 10-15 mila euro, abbiamo creato un comitato per la raccolta dei fondi, che anche questo è un passaggio importante, magari poi nel dettaglio ci entriamo meglio, e questi fondi, raccolti anche alla collaborazione di tutto il territorio, perché hanno partecipato altre cooperative, associazioni, singoli, l'amministrazione, eccetera, eccetera, ha permesso nel giro di un anno e mezzo di ristrutturare e mettere a norma l'appartamento, e parliamo di un appartamento di 70 metri quadri, non pensate a una reggia, è un appartamento inserito in una palazzina di 10 condomini, quindi una situazione assolutamente normale che noi tutti viviamo. Dopo aver ristrutturato l'appartamento abbiamo come cooperativa indicato, incaricato una persona di coordinare il progetto, quindi la persona che doveva accompagnare Patrizia e le altre persone che entravano con lei a questa convivenza. Individuato quindi questo coordinatore di questo progetto, abbiamo iniziato col comune a cercare le persone che dovevano entrare in casa con Patrizia. Quindi c'era già la disposizione di una persona sempre nei nostri servizi che chiedeva, perché aveva dei genitori molto anziani, di poter accedere a una comunità. A quel punto gli abbiamo proposto invece di entrare in un appartamento che le permetteva di rimanere a Cassino de' Pecchi, quindi sul suo territorio e molto vicino ai genitori anziani, cosa che è stata accolta positivamente. L'altra persona, invece la terza, quindi dico anche i nomi ora, la prima era Patrizia, che era la proprietaria della casa, Roberta, che entrava con l'apporto e il supporto dei genitori, la terza persona invece l'ha indicata l'amministrazione comunale, perché aveva un problema di una signora che era inserita già in una comunità, ma molto lontana dal Cassino de' Pecchi e voleva rientrare sul suo territorio. Quindi Katia, la terza persona individuata, ha accettato di venire, di ritornare ad abitare a Cassino de' Pecchi in questo appartamento lasciando una comunità. Quindi tre situazioni diverse che però siamo riusciti ad incastrare. Una volta che tutti hanno accettato di poter entrare in casa, si sono iniziate delle prove, prima con la nostra educatrice, coordinatrice indicata, che nel frattempo ha trovato insieme alla cooperativa due assistenti familiari, quelli che noi comunemente chiamiamo badanti, okay? La formula è questa, che sarebbero entrati nell'appartamento a turno, una durante la settimana e una durante il weekend, come supporto dell'appartamento. La conclusione, quindi dopo un anno e mezzo, cos'è stata? Che a luglio 2017, quindi parliamo ormai di 3 anni e mezzo fa,
Si è partiti con questo progetto, le persone, dopo aver fatto delle prove, dopo aver conosciuto gli assistenti familiari, dopo aver passato anche una settimana intera insieme a loro, sono finalmente entrate a titolo pieno nell'appartamento. Da quel momento non sono più uscite, ok? Sono 3 anni e mezzo che questo progetto regge, ci sono 2 assistenti familiari che coprono l'intero arco della settimana, la coordinatrice ha 10 ore a settimana, 8-10 ore a settimana di supporto all'appartamento, abbiamo uno psicologo che dall'inizio ha seguito il progetto e ha 4 ore al mese di supporto sia per gli assistenti familiari, sia per la coordinatrice, sia per le persone dell'appartamento, e tutto ormai da 3 anni funziona. Funziona nel senso che ha retto l'impatto della partenza e del consolidamento. Che sia tutto da migliorare, questo lo mettiamo sempre come presupposto su cui lavorare, perché di lavoro e di inghippi ce ne sono sempre. Ad esempio, gli assistenti familiari non sono persone preparate per quel lavoro, vanno comunque formate, anche se glielo presenti prima, gliene parli, ma poi la quotidianità chiede sempre aggiornamenti, chiede sempre di migliorare situazioni, come dire, accordare modalità e tutto il resto. Quindi questo è un lavoro costante e che sicuramente non è mai terminato. E l'apporto, ad esempio, dello psicologo in questo è fondamentale. Anzi, il progetto prevedeva 2 ore all'inizio, dello psicologo sono già state raddoppiate e forse andranno ancora ad aumentare. Quindi questo è sicuramente un apporto importante. Quello che secondo noi è significativo di questo progetto è che è un progetto assolutamente replicabile al di là della disabilità. Cioè, le 3 persone che sono entrate in questo progetto, certo, io ve lo dico anche adesso, sono persone con disabilità lieve, ma potrebbe essere tranquillamente questo progetto replicato con situazioni di fragilità, situazioni di immigrazione, cioè quante altre possibilità dà l'idea che qualcuno accolga qualcun altro a casa sua che gli permette di vivere, perché la parte economica o la parte gestionale non regge. Questa accoglienza permette una convivenza che dà la possibilità di soddisfare magari semplicemente un ritardo dell'entrata in comunità delle persone con disabilità. Allora, una persona come Katia, che già da 10 anni era in comunità, è rientrata in un appartamento sul suo territorio e potrà continuare, probabilmente, è ancora abbastanza giovane, ha 47 anni, per altri 10 anni, finché il fisico reggerà, finché le sue autonomie reggeranno, in una casa e non in una comunità. Poi se il destino. Se la parte fisica o la situazione gestionale di una maggiore protezione, è giusto che le comunità accolgano ed esistano. Ma finché possiamo tenere le persone in situazioni più familiari, più protette, anche come numero, come situazione, questo credo che sia importante. Questo progetto, secondo noi, ha questo significato. Il poter mantenere sul proprio territorio le persone in una situazione di accoglienza, ripeto, molto più familiare, che in attesa poi di qualsiasi altro cambiamento della loro vita. Aggiungo 2 piccole cose, poi lascio tranquillamente magari le domande e tutte le altre parti un po' più tecniche. Mi interessava più che altro raccontare come un evento tragico, quindi la morte della madre di Patrizia, in cui lei rimane da sola, permette di pensare a un'idea a cui noi francamente non avevamo mai pensato. Ci ha aperto proprio un varco e ci ha permesso di realizzare una progettazione. Economicamente questo progetto regge perché l'amministrazione comunale ha preso in carico il sostegno del coordinatore del progetto e della parte psicologica, quindi quella è in carico all'amministrazione, mentre gli assistenti familiari, le spese di casa e la cassa di casa che serve per tutte le spese eccetera eccetera sono in carico alle persone con disabilità che vivono l'appartamento. La distribuzione di queste spese tra le 3 persone non è perfettamente uguale, perché si è cercato di mantenere, chiamiamolo così, un ISE familiare a secondo delle possibilità delle persone, cioè perché le possibilità economiche delle persone sono molto diverse, quindi Patrizia ad esempio ha anche tutta una diversità di genitori che Roberta ancora non ha, mentre Katia, che vive su un suo stipendio perché lei lavora nella mensa scolastica di Cassina dei Pecchi,
chiaramente hanno tre situazioni economiche diverse. Quindi l'apporto che danno all'appartamento è diviso in tre parti non uguali, ma rapportate alle loro possibilità. Questo anche è stato motivo di studio, di attenzione, perché altrimenti qualcuno non avrebbe potuto vivere con l'appartamento, perché il suo introito non lo permetteva. Questo è un po' il quadro che noi abbiamo in mano dopo tre anni e mezzo, sta reggendo tutto. Abbiamo avuto qualche difficoltà, non nascondiamocelo, nel periodo del lockdown, perché? Perché chiaramente l'appartamento era piccolo, la situazione era molto critica, tanto è vero che Roberta per pochissimo tempo, un mese e mezzo, è rientrata a casa dei genitori, ma era lei che stava soffrendo e chiedeva questa cosa. Ora da due mesi è tranquillamente rientrata e tutto è tornato alla gestione precedente. Quindi questo è quello che è un po' il quadro del nostro appartamento in questo momento, e speriamo, ci stiamo provando, forse ci capiterà un'occasione nel 2021 di poterlo replicare anche con altri appartamenti, perché questo per noi è comunque un modello da poter seguire. Ho lasciato, e qui concludo, all'organizzazione sia un racconto breve di questo progetto, ma anche una serie di cose più tecniche che, se volete, potete tranquillamente chiedere. Io mi fermo qui e vi ringrazio ancora dell'accoglienza. Grazie a te, grazie mille. Sì, ci sarà modo poi di approfondire eventualmente con delle domande alla fine della mattinata. E passerei la parola quindi a Vilma Capuzzi, che ci presenta l'esperienza di Casa Le Scie, Garbagnate Milanese, con le cooperative La Cordata e Due Punti a Capo, se non ho detto male. Sì, giusto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io ho scritto col collega della Cordata questo progetto e attualmente sono anche responsabile, lo sto coordinando. Questo progetto nasce nel 2017 ed è una coprogettazione con il comune di Garbagnate, che aveva costruito questa struttura per una comunità che non è stata mai utilizzata per circa 10 anni. Dopodiché, appunto, costruiamo questo progetto partecipando ad un bando, dopodiché facciamo questa coprogettazione nella quale partecipano anche l'Associazione dei Genitori di Garbagnate, che ha fortemente voluto il progetto, la struttura, eccetera, che nasce proprio da un gruppo di auto mutuo aiuto, quindi associazione, che a sua volta crea anche una costola economica, quindi il Fondo Sirio. Quindi che aveva anche delle risorse economiche attualmente ancora utilizzate non più per il nostro progetto, ma per altri progetti in startup. Questo progetto, diciamo che se volessi riassumere con una parola, potrei dire integrazione, nel senso che c'è un primo livello proprio di integrazione di lavoro tra due cooperative, Cordate e Due Punti a Capo, con le competenze di ognuna, nel senso che la mia cooperativa ha più competenze sulla disabilità a tutto tondo, diciamo, alla scuola, domiciliare, centri, comunità, mentre la cooperativa La Cordata ha più un'esperienza molto ampia sul campo dell'housing, quindi emergenza abitativa o lavoro con la fragilità. E quindi in qualche modo abbiamo un po' messo insieme queste competenze, abbiamo creato questo progetto nel quale, all'interno del quale c'è una parte riservata a una microcomunità con 5 posti letto, una parte riservata al palestra di vita, che è quella di cui si parlava anche prima nel primo intervento, cioè quella poi legata anche al finanziamento della 112, in cui appunto ci sono delle persone sul territorio che vengono a fare esperienza di comunitaria all'interno appunto di Casa Le Scie, con dei progetti individualizzati in piccoli gruppi, sperimentando poi la quotidianità e facendo anche tutto un lavoro con le famiglie, e proprio in parallelo. E poi un altro aspetto del progetto è quello del pensionato, cioè ci sono 5-6 posti letto a disposizione che vengono affittati a studenti, lavoratori
persone in emergenza abitativa. Naturalmente queste persone devono in qualche modo condividere il progetto, condividere cioè, l'idea che comunque abiteranno in una situazione particolare, sicuramente molto complessa, e che in qualche modo abitano quindi con le persone con disabilità, sicuramente con una disabilità medio-lieve, nel senso che c'è una buona autonomia anche delle 5 persone della micro. Quindi in qualche modo c'è un'integrazione di tutte queste tre realtà, quindi con un lavoro di un'equipe, con educatori, operatori notturni, con la figura del tutor abitativo, che è un po' che ha degli aspetti meno educativi, tra virgolette, nel senso che il tutor educativo subentra soprattutto nelle situazioni di fragilità, di emergenza abitativa, in cui c'è da fare un lavoro proprio anche sulla ricerca del lavoro o ancora di più la ricerca di un alloggio per la persona, che il massimo dei contratti per la parte del pensionato è di 1 anno e mezzo, dopodiché appunto nel caso si fa un lavoro per poter integrare la persona in un'altra situazione. Quindi un po' è un po' questo il progetto in grandissime linee. In questi 3 anni sicuramente ci sono stati, si è sviluppato in qualche modo e ha preso un po' delle, anche delle direzioni un po' differenti. Stiamo cercando di mantenere molta flessibilità rispetto anche al bisogno che abbiamo. Per esempio in quest'ultimo anno stiamo notando che c'è una fascia ancora intermedia, che è quella della fragilità, che non si può riportare alla disabilità come per le persone che sono poi nella micro, ma comunque persone che hanno bisogno di un accompagnamento. Abbiamo quindi sperimentato questo aspetto nella parte del pensionato, quindi persone che affittavano il posto letto, ma che in qualche modo avevano anche, erano in carico ai servizi sociali, ma in maniera molto più, non so come dire, più leggero, un accompagnamento molto più relativo a degli obiettivi da raggiungere. E sicuramente quello che mi viene da dire è che ci sono diversi livelli di complessità in un progetto di questo tipo. Una preoccupazione soprattutto dell'inizio è stata quella di formare l'equipe, perché sicuramente sono educatori professionali, operatori comunque professionali, ma proprio per la natura del servizio continuiamo in una formazione proprio per l'aspetto del progetto e proprio perché in qualche modo l'equipe ha dovuto un po' tararsi sul tipo di lavoro da fare. Gli elementi, uno strumento che utilizziamo per poter in qualche modo anche circa ogni mese fare un po' il punto e rivedere la situazione tutti insieme, quella che noi chiamiamo le riunioni di condominio, cioè circa una volta al mese ci sono appunto queste riunioni in cui ci si siede nel salone della comunità e si parla di come sta andando, delle criticità, quindi con momenti in cui le cose vanno un po' meglio, momenti un po' più conflittuali, ma proprio per imparare a parlare e a creare una circolarità rispetto a tutto quello che poi succede. E a noi dà un po' la dimensione, anche se poi il lavoro è quotidiano, però dà comunque la dimensione più di insieme di quali poi sono le dinamiche che cambiano continuamente. Un po' perché ogni tot cambiano anche le persone, ma anche perché poi, come in ogni vissuto umano, cambiano. E quello che mi viene ancora da aggiungere è che sicuramente un aspetto che abbiamo preso molto in mano dopo poco tempo è quello dell'accompagnamento delle famiglie.
nel senso che tutta questa parte sta richiedendo molta attenzione da parte nostra, proprio perché si sono verificate più situazioni in cui la persona con disabilità che frequentava palestra ed era pronta per entrare nella micro non corrispondeva alla prontezza della famiglia, cioè la famiglia non era pronta per questo passaggio. Come quindi abbiamo provato a fare anche, li abbiamo chiamati caffè pedagogici, proprio dei momenti, sempre con i servizi sociali, dei momenti di incontro con le famiglie, anche a tema, delle serate, pomeriggio a tema, in cui l'abbiamo chiamato caffè possibile, proprio per poter aprire, per poter creare anche una rete tra le famiglie che potessero in qualche modo essere di supporto l'uno all'altra. Un po' questa è la nostra linea, cioè quella proprio che ognuno è risorsa dell'altro. All'interno della comunità questo sta funzionando molto bene, nel senso che poi c'è comunque questo elemento di reciprocità è molto, molto evidente. E il lavoro nostro più di tecnici, quindi di educatori, è proprio a volte anche quello proprio di stare più all'esterno e quindi di permettere che delle cose succedano e di dare un po' la direzione, ma in una maniera a volte molto leggera, per poter permettere proprio ad ognuno poi di esprimersi e di stare nelle relazioni e anche di fare degli errori o comunque di vivere la propria vita come ognuno di noi facendo esperienza. Grazie, devo essere un pochino despota sul tempo, abbi pazienza, sì. Mi scuso. Ma mi fermo. No, ti avrei interrotto anche un attimo prima, ma poi è difficile perché stavi dicendo cose molto interessanti, non dico solo. Mi fermo subito, non... potrei stare qui a parlare, però mi fermo. Grazie a tutti. Grazie a te. Allora, io volevo solo, come dire, so che il tempo non è tiranno, oggi è despota. Posso, di, come dire, avere la possibilità di dilungarsi più di tanto su queste esperienze molto interessanti. Ricordo che sono in un qualche modo connesse a questa rete, che è quella di immaginabili risorse. Io prima ho dimenticato di citare un po' il padre fondatore di questa dimensione, ma mi sembra corretto farlo, Maurizio Colleoni, che ci accompagna in questo percorso da anni. E direi che queste sono tre esperienze fra le 90 realtà che la compongono e quindi, come dire, oggi abbiamo avuto un piccolo assaggio di quello che accade in diversi incontri all'anno e in un convegno ogni 2 anni che Immaginabile Risorse riesce a organizzare. Volevo fare solo questo gioco un po' con voi, nel senso che prenderei un ingrediente da ogni piatto che è stato portato al nostro assaggio, no? Alla nostra attenzione, come se scegliessi un gusto fra i tanti ingredienti. Gli ingredienti sono spesso simili per fare piatti di questo tipo, che riguardano il futuro di persone fragili che dovranno, come dire, essere accompagnate nel tempo anche quando i genitori non lo potranno più fare. Quindi sono ingredienti che si, come dire, sono abbastanza alla base dei piatti che ci hanno preparato, però mi sembra di poter dire che ogni esperienza ha messo in luce degli aspetti peculiari. Per esempio, nell'esperienza dei progetti della piramide, io mi ha colpito molto il fatto del coraggio. No, in verità non era così scontato che passando da un'abitazione a una casa più grande si dovesse pensare a un co-housing. Nel senso che richiede effettivamente coraggio, la complessità di cui si è parlato è elevata, le persone sono diverse e quindi per poterlo pensare come un'esperienza arricchente non è una cosa che io trovo così immediata. Si sarebbe potuto pensare tranquillamente di fare una comunità molto grande, eventualmente, no? Mentre il pensiero di passare una dimensione di questo tipo significa pensare immediatamente a un plus valore, ha un valore aggiunto, che è quello della relazione sostanzialmente, della relazione fra le diversità. Persone che hanno bisogni fondamentalmente simili, abitativi e di crescita, che, come dire, no, sono molto diverse fra loro, ma che mettono insieme, cercano, come dire, una partecipazione unica di abitativa nella ricerca di questo bisogno. E questo diventa assolutamente un grande valore. E poi la progressione, no?
nel tempo il passaggio fra una progettualità che ne crea un'altra ulteriore. Questo è un aspetto peculiare dei progetti di valore sociale, dove c'è come un lievito. Il territorio e la comunità producono a un certo punto un lievito, a volte è difficile arrestarsi nella progettualità. E questo è molto interessante. Quindi io direi che coraggio è la parola, un po' l'ingrediente particolare. Avreste potuto fare delle scelte diverse, molto più prudenti. Questa è una dimensione poi che non è così semplice, no? Da gestire nella sua quotidianità. E quindi richiede grande flessibilità, anche se giustamente molto arricchente e sostenibile. Questo è stato detto ed è molto importante anche per le famiglie sentire raccontare di progetti sostenibili. Sul progetto della Vieni a vivere, scusate, anzi, ti ospito a casa mia, quello, mi ha colpito moltissimo, devo dire, leggendo anche ciò che ho ricevuto, il fatto che c'è scritto la persona si rifiuta di andare in comunità. Cioè questo progetto è nato dal rifiuto di una persona, da un atto di volontà. Però attenzione, io credo di aver potuto assistere ad atti di volontà che vengono spazzati via dalle istituzioni. Cioè, comunque, in ogni caso, questo rifiuto è stato accolto prima e raccolto dopo e trasformato in un'esperienza completamente nuova. E questo è una cosa che, come dire, è molto interessante, perché qui si parla di volontà, di rispetto della volontà di una persona. E noi siamo pieni di esempi attorno a noi dove la volontà delle persone viene cancellata. Quante persone all'età di 65 anni devono passare dalla comunità in cui risiedono a magari i pensionati, alle case, no, per anziani. Questo capita generalmente semplicemente per il fatto che si è arrivati a 65 anni e non si è più disabili, si è soprattutto anziani. E si finisce in mezzo ad anziani più praticamente compromessi di loro e si vive una dimensione assolutamente, come dire, spesso, no, così, un po' frustrante per queste persone. Invece in questo caso la volontà è stata rispettata, accolta, raccolta e trasformata. E in una temporalità che ha richiesto una pazienza, perché ci sono voluti diversi anni, ma che sta dando dei grandi risultati molto interessanti e che in effetti può diventare un paradigma anche per altre progettualità. L'ultima esperienza, poi chiudo, perché non voglio togliere tempo ulteriore, quella delle due cooperative di Casa Le Scie. Ecco, mi ha colpito, io avevo del materiale, ma poi nel racconto mi sono scritto altre cose, perché mi ha colpito molto il richiamo a termini di normalità. Cioè nel senso che si parla di tutto abitativo, caffè, quindi caffè com'è, caffè con i genitori praticamente. Caffè possibile. Ecco, caffè possibile, tutto abitativo, riunioni di condominio, cioè caffè. Riunioni di condominio è un tutor abitativo che potrebbe essere insomma una persona che aiuta, che ha un occhio particolare. Cioè. Ecco, queste dimensioni qui mi hanno colpito perché in una dimensione dove si cerca di mettere insieme tanta fragilità, ciò che le affianca non sono specializzazioni, ma sono molto esperienze di carattere normalizzante, no? Semplice. Caffè, riunioni fra inquilini, una persona che ha un'attenzione particolare. Con ovviamente una, come dire, alle spalle una ricerca di grande equilibrio di rapporto con le famiglie nella loro esigenza, e questo è un dato, io nella mia piccola esperienza, insomma, che io ho sempre trovato molto importante, cioè la difficoltà delle famiglie di anticipare un tempo, il bisogno di avere un immaginario per il futuro, ma a volte il doverlo anticipare per poterlo avere. Quindi il fatto di lasciare andare i propri figli prima di quando sia necessario, obbligatorio fare, perché si viene meno nella capacità di cura per diversi motivi. Pensiamo anche molte volte la malattia comporta questa situazione, no? Da parte dei genitori, di non riuscire più a prendersi cura dei figli. Questo però anticipare, questo dover anticipare, farlo prima, perché è rassicurante, ma alla fine però perdi un po' il figlio che ti stava restituendo molto senso nella vita, no? in questa convivenza. Ecco, questo lavoro qua in particolare con le famiglie, secondo me comunque con i gruppi AMA, è sempre molto fondamentale.
Io ringrazio tutte e tre perché dopo anni di lavoro è un continuo arricchirsi continuamente perché escono sempre pensieri e danno motivazione per continuare il lavoro. Passo di nuovo la parola a Maria Pia, direi troverete poi delle informazioni, dei link e un network che è includendo.net, che danno ulteriori come dire, informazioni sul circuito di immaginabili risorse. Sì, grazie Leonardo. Grazie Leonardo, da Annalisa, Roberto e Vilma perché queste esperienze sono state molto illuminanti e il sunto che ha fatto Leonardo ha messo luce a degli aspetti che vanno assolutamente tenuti in considerazione e curati. Abbiamo qualche minutino di ritardo, per cui non dico nient'altro e passo la parola al sindaco Pignatello del comune di Cassano Primo, che sta portando avanti con la sua amministrazione un progetto con degli obiettivi che sono in linea un po' con quello che ci stiamo dicendo oggi, ma lasciamo che ce lo racconti lui. Abbiamo sì. 7 minuti, sindaco. Sarò velocissimo. Grazie. Prima cosa vi ringrazio per l'opportunità, nel senso che mi date l'opportunità davvero di conoscere delle realtà, dei mondi, delle modalità che insomma come amministratore non vivo così spesso, almeno non vivo in questo modo e con questo tipo di sensibilità. E credo che questi incontri e queste opportunità siano molto importanti, anzi bisognerebbe allargarli, no? Perché io vi parlo insomma in qualche modo da amministratore, provo a dare magari questo pezzettino in più. Tante volte noi guardiamo quello che è appunto l'aspetto strutturale piuttosto che lo sviluppare delle cose da questo punto di vista e dimentichiamo quelli che sono appunto degli aspetti invece di comunità che possono essere molto molto importanti. Io avevo immaginato un intervento e quando ho immaginato questo intervento la prima cosa che ho pensato, volevo dire, sono orgoglioso, no, del fatto di poter portare avanti, poter risistemare, aver potuto attraverso questo progetto, questo finanziamento, risistemare una struttura con un finanziamento che abbiamo ottenuto attraverso questo bando periferie. Perché? Perché insomma è una struttura che prima abbiamo utilizzata come ex caserma, poi dalla SST, poi dopo in qualche modo diciamo lasciata andare. E sembrava che l'unica possibilità di utilizzo di questa struttura fosse regalarla o comunque venderla a poco prezzo ad un privato. Perché? Perché il pubblico non riusciva in qualche modo ad utilizzarla. Un po' per mancanze economiche, un po' per mancanza anche di idee e di opportunità correlate. In realtà poi dopo sentendovi insieme, insomma sentendovi parlare e quant'altro, mi sono reso conto che in realtà questo aspetto è evidentemente secondario rispetto a quella che è tutta l'idea di comunità correlata a quello che è il progetto che noi stiamo portando avanti nel nostro piccolino, ma che potrebbe allargarsi e che dovrebbe essere, secondo me, dovrebbero essere secondo me progetti presenti un pochino in tutti quanti i comuni, in tutte quante le realtà. E credo che due sono gli aspetti importanti che secondo me bisognerebbe mettere in evidenza e bisognerebbe in qualche modo utilizzare, no, con i vari amministratori. Cioè sia l'aspetto prettamente economico. Io credo che queste idee di comunità che voi insomma ci fate conoscere, mi date la possibilità di conoscere e date la possibilità di conoscere e di sviluppare, sono delle opportunità in realtà che danno anche un'opportunità tra virgolette economica, perché poi l'amministrazione lavora anche su quello e quindi credo che questi aspetti vadano evidenziati. E poi l'aspetto di sensibilità e di idea di comunità, nel senso che in questo modo credo che si migliori molto anche quella che è la nostra comunità. Detto questo, fatta questa piccola introduzione, vado a spiegarvi quello che era appunto il progetto che stiamo provando a portare avanti. Noi entro fine gennaio dovremmo finire quelli che sono i lavori strutturali. Si tratta di un'ex caserma lasciata andare negli anni 80 che abbiamo deciso di mettere a posto grazie anche a questo importante investimento fatto attraverso questo finanziamento del bando periferie. Si tratta di 3 appartamenti più un laboratorio. Uno di questi appartamenti, cioè la centralità che noi volevamo dare a, questo, a livello amministrativo era proprio il dopo di noi. E quindi uno di questi appartamenti verrà utilizzato proprio per il dopo di noi. Riguardo al dopo di noi, ci saranno quindi uno per un alloggio dopo di noi, una casa solidale, il secondo appartamento, un ostello etico e bed and breakfast e un laboratorio. Alloggio dopo di noi rivolto naturalmente all'offerta di servizi residenziali permanenti per persone con disabilità, casa solidale rivolta all'offerta di servizi residenziali per famiglie consapevoli e solidali, poi l'ostello che è un po'
la scommessa, rivolto all'offerta di servizi ricettivi, quindi sempre quanto riguarda il turismo ambientale, noi ci troviamo nella zona del Parco del Ticino, quindi sicuramente può essere un'opportunità, sia per quanto riguarda invece il turismo di passaggio, ci troviamo nella zona di Malpensa e quindi anche questo potrebbe essere un aspetto particolarmente importante. Diciamo che per quanto riguarda il dopo di noi, diciamo che si dividerà in tre fasi, una fase di ambientamento, quindi una sorta di palestra di vita nel quale questi ragazzi cominceranno finalmente ad utilizzare, insomma, la struttura, a conoscere questa struttura per periodi brevi, diciamo, all'interno della settimana, e che può essere, come sentivo parlare, anche un'opportunità per le famiglie di vivere diversamente quello che è il rapporto con i propri ragazzi. Poi naturalmente un momento di potenziamento di questo vivere, diciamo, questo appartamento, e infine l'emancipazione vera e propria, quindi con l'indipendenza di queste persone, quindi con finalmente l'opportunità di vivere diversamente quella che è appunto la propria vita. Per quanto riguarda invece la casa solidale, sarà la seconda componente del progetto. L'alloggio posto al secondo piano di questo edificio, l'idea sarebbe quella di un affitto a canone calmierato, con l'obiettivo di rivolgersi a quelle famiglie che non riescono a fare riferimento al mercato e non riescono ad entrare per le proprie caratteristiche all'interno di quelle che sono appunto le graduatorie dell'edilizia residenziale pubblica. Quindi si vuol creare una sorta di compartecipazione, quindi a fronte dell'impegno a svolgere un'attività leggera di alienazione, di presidio per quanto riguarda appunto l'attività comunitaria all'interno della struttura, hanno l'opportunità di avere appunto questo affitto a prezzo calmierato e quindi di poter in qualche modo intraprendere una propria progettualità di vita che magari diversamente non potrebbero sviluppare. Quindi si uniscono in questo modo due realtà e due bisogni, insomma, quello del dopo di noi e quello di una famiglia che veramente vive una difficoltà ed un bisogno. E poi quella che può essere appunto, insomma, la struttura, perché poi c'è una seconda struttura, la struttura B, con un altro appartamento all'interno del quale si pensa proprio a questo ostello. Quindi all'inizio, sinceramente, dato che questo progetto nasce dalla compartecipazione di diverse realtà, diciamo associazioni del territorio, anche questo è un aspetto particolarmente importante. All'inizio, quando ho visto il progetto, ho pensato: ma l'ostello nel nostro territorio, chissà che, non so quanto può essere in realtà opportunità, eccetera. In realtà nel frattempo, diciamo, l'ho visto davvero molto lungo, perché in realtà nel frattempo, anche già solo nel territorio di Castelnuovo, ne sono sorti tre di ostelli diversi, quindi vuol dire che in realtà l'opportunità anche economica correlata a questo progetto esiste. L'ostello sarebbe gestito naturalmente da quelli che sono i ragazzi del dopo di noi, e quindi potrebbe essere appunto un'opportunità anche di creare un'altra opportunità economica anche l'indipendenza per questi ragazzi. Il quarto elemento, quindi sempre nella struttura B, sarebbe una sorta di laboratorio. Questo laboratorio potrà essere utilizzato in diversi modi, quindi potrà essere utilizzato per sviluppare quelli che sono appunto dei prodotti del territorio, quindi ho parlato prima del Parco del Ticino, quindi la possibilità anche di vendita di questi prodotti del territorio. L'idea che più piace a me personalmente è quella di un luogo dove poter fare colazione per quanto riguarda appunto l'ostello, e quindi l'opportunità per questi ragazzi di fare anche questo tipo di attività, ma anche essere luogo appunto di condivisione per i ragazzi del dopo di noi, che in qualche modo insieme a quella che è la famiglia che si trova all'interno della struttura, insieme a quelle che sono le persone che in qualche modo passeranno all'interno della struttura, possono creare una sorta di comunità. Ecco, io qual è l'aspetto importante che ci vedo in questo progetto? Ci vedo un aspetto di comunità particolarmente importante, ci vedo una grande opportunità di sensibilizzare quello che è il territorio, cosa che spesso non avviene, e ci vedo un'opportunità per questi ragazzi, perché in questo modo loro potrebbero aumentare quelli che sono i livelli di autonomia personale, le occasioni di socializzazione e le possibilità di inserimento lavorativo anche futuro. Ho cercato di raccontarla davvero in maniera molto veloce, non sono un tecnico, quindi sicuramente ho mancato in tanti aspetti, però sicuramente stiamo parlando di inclusione, quindi includetemi, ecco, in questo mio tentativo di essere parte, di presentarvi quello che era appunto un progetto che io ritengo molto importante, molto bello, e che spero, insomma, di poter portare a termine a breve nel territorio di Castelnuovo. Grazie mille. Grazie Sindaco, è stato molto chiaro, sintetico e chiaro, perfetto direi. Allora passo la parola a Antonella Tunesi, responsabile del Comune di Magnago, anche lei ha un progetto che sta portando avanti col comune e di cui adesso ci racconterà un po' il passaggio.
Ecco, grazie, vi ringrazio. Sì, questo progetto, che è un progetto che il nostro sindaco Carlapicco ha da sempre voluto fortemente, nasce da un'esperienza di recupero di un bene confiscato alle mafie. Quindi sicuramente questo per noi è un valore aggiunto, perché vuol dire poter recuperare alla collettività un bene che era frutto di attività malavitose. Quello che noi abbiamo in animo è quello appunto di portare alla realizzazione di una casa solidale, dove attraverso la figura di quelli che noi abbiamo voluto chiamare degli angeli custodi si possa arrivare alla gestione di questi appartamenti. Tutto nasce dal progetto Operazione Infinito, quell'operazione mafiosa di recupero dei beni confiscati enorme, che ha portato a lungaggini, a tempi lunghissimi di sequestro, e finalmente nel 2018 è entrata nelle disponibilità del comune. Il progetto ha beneficiato di un forte contributo di Regione Lombardia, siamo riusciti ad ottenere un buon finanziamento è stato posto dal Comune di Magnago, e nel 2019 abbiamo descritto questo progetto in Consiglio Comunale, che trovava descrizione anche nel nostro piano di zona. Adesso il piano di zona, come voi sapete, non è più solo quello del Castanese, ma è diventato quello d'ambito, di cui tra l'altro io sono responsabile dell'ufficio di piano, perché Magnago è comune capofila. Questo progetto, che è un po' un sogno, un desiderata del nostro sindaco, è quello di poter avere, attraverso tutta un'attività che è stata fatta di monitoraggio, di confronto, di conoscenza e di studio dei bisogni, delle risposte concrete, come è stato detto prima, per creare occasioni di stare uno a fianco dell'altro attraverso relazioni e integrazioni. Devo dire che oggi ci avete dato spunto e coraggio per essere certi che ce la faremo e che, vero Piero Andrei, riusciremo anche a Magnago finalmente ad arrivare al punto di partenza. Questa struttura è composta da 7 appartamenti. Siccome a noi le cose facili non piacciono mai, la difficoltà sta che 2 appartamenti sono abitati da privati, e quindi noi andiamo a costruire in un condominio un contesto di casa solidale. 4 sono gli alloggi che in questo momento sono stati dati nelle disponibilità dell'ente. Abbiamo un appartamento che destineremo ai genitori separati, a tutta questa fascia di difficoltà poco supportata, devo dire, in questo momento dal nostro territorio. C'è qualche esperienza nel Rodense, ma noi ancora ci dobbiamo lavorare come Alto Milanese. 2 appartamenti da destinare a questo progetto che sta proprio tantissimo a cuore al sindaco Picco, che è quello appunto del sostegno alla autonomia possibile e al progetto del dopo di noi, e un appartamento, e potrebbe anche diventare un secondo appartamento, perché stiamo lavorando per acquisire un altro appartamento, per la famiglia degli angeli custodi. Noi ci siamo immaginati in questo contesto una realtà di una famiglia che in un rapporto di mutuo autoaiuto vada a fare non solo da referente degli alloggi, ma dia proprio un supporto e un sostegno agli ospiti degli altri 2 appartamenti. Nel particolare, sul progetto del dopo di noi e dell'autonomia possibile, noi abbiamo pensato di destinare 2 appartamenti a piano terra, spaziosi, con dei bei giardini interni, che possano essere destinati sia a chi si trova a transitare dopo una condizione sopravvenuta di disabilità, e quindi per prepararsi a costruire quella che può essere poi un'autonomia possibile in una casa propria, ma e soprattutto poter ospitare con progetti di lunga durata situazioni di fragilità e di disabilità nell'ottica proprio di un progetto del dopo di noi. Quindi qui potremmo, avendo 2 belli appartamenti, ipotizzare una realtà di un'abitazione permanente per 3-4 persone, con 2 persone invece in ospitalità occasionale. Qui entra in gioco però la figura importante, ecco perché dove vorremmo andare, dove vorremmo arrivare, è attraverso appunto l'utilizzo di questa famiglia o queste famiglie angeli custodi, ci siamo prefissi degli obiettivi. Il nostro obiettivo è quello che attraverso l'abitare si possa creare una piccola comunità coesa,
quindi favorire occasioni di conoscenza, di vicinanza, di condivisione, come è stato detto, creare azioni e relazioni di integrazione possibile, fare un percorso di aiuto virtuoso a doppio binario. Io posso darti, però ho dei bisogni, sono una famiglia in difficoltà economica, posso darti una mano, posso aiutarti nella spesa, tengo in ordine il giardino, però tu a me dai la tua amicizia, il tuo supporto, mi dici quali sono i tuoi bisogni, mi dai un'occasione di riscatto anche umano e sociale, quindi non sono solo colui che ha una casa e un tetto sulla testa perché il comune lo aiuta, ma sono qualcuno che se lo guadagna questo aiuto. Quindi occasioni di recupero possibile di autonomia in tutti i sensi, per la figura disabile, per la persona in difficoltà, per il genitore che si trova a vivere una separazione difficile, per la famiglia che si trova in un contesto socio-economico di difficoltà. E poi l'ambizione, il nostro sogno è quello di riuscire a creare un quartiere solidale, perché siamo in un contesto residenziale con altre villette che probabilmente potremmo anche recuperare appena l'iter burocratico ce lo consentirà, ma soprattutto con le famiglie che già li abitano. Noi vorremmo creare con loro una sorta di veramente azione positiva che non le faccia subire questi, diciamo così, interventi sociali del comune, ma che invece le faccia condividere e apprezzare. Chiaramente siamo abituati a lavorare con concretezza, per cui quali sono i tempi? I lavori di ristrutturazione sono già a buon punto, Covid permettendo, anche perché Regione Lombardia ci ha dato i soldi e col fiato sul collo. Nel frattempo abbiamo già iniziato a lavorare per un progetto di coprogettazione sperimentale, c'è già un'idea di base, oggi devo dire che sono usciti davvero degli spunti, non solo davvero incoraggianti, ma che ti fanno venire voglia davvero di metterti subito al lavoro, e anche se non ci siamo mai fermati, vero Pier Andrei? Nel contempo però ci diamo veramente dei tempi anche con azienda, abbiamo Fernanda che ci ascolta, la mia assistente sociale che non vede l'ora di avere a disposizione questi spazi, e davvero confidiamo nel 2022, altrimenti credo che il sindaco mi toglierà la scrivania, di riuscire davvero a iniziare questa sperimentazione. La sperimentazione dovrebbe avere una base triennale, dove metteremo a punto non solo il quadro economico, ma il quadro anche di sostenibilità, perché come è stato giustamente evidenziato, uno dei problemi che stanno alla base anche dell'investire da parte dei comuni in questi progetti è proprio la sostenibilità economica, che non è scontata, che non può essere sempre solo di che deve essere di sussidiarietà, non può essere solo un intervento assistenziale da parte del comune, e quindi insomma questi sono un po' i nostri desiderata, questi sono un pochino quelli che sono i nostri impegni. Io credo che davvero si possa pensare che nel giro di poco anche il comune di Magnago possa dare finalmente questa risorsa che vogliamo e abbiamo l'ambizione essere sovracomunale. Noi siamo in questo momento il comune capofila in scadenza, e vabbè, magari ci sarà, anzi lo aspettiamo, essendo io poi responsabile dell'ufficio di piano con tutti gli oneri che ne conseguono, che questo progetto possa davvero diventare un po' punto di partenza e risorsa per tutto il territorio dell'Alto Milanese. Noi Magnago abbiamo 9.000 abitanti, sul dopo di noi in questo momento il nostro bisogno non è da capienza totale, da copertura della capienza totale, e quindi, come dire, davvero confidiamo che si possa mettere insieme in una interazione possibile anche fra comuni per dare una risposta che riteniamo sia davvero importante per il nostro territorio. Spero di non aver sforato i tempi. Per qualsiasi cosa noi siamo a disposizione, ma soprattutto grazie a voi, perché davvero ci avete dato degli spunti che ci danno davvero il coraggio di andare avanti. Grazie, e un saluto da parte del mio sindaco che non ha potuto esserci, ma è con noi col pensiero. Buona giornata a tutti. Grazie Antonella, grazie mille. Sei stata bravissima nei tempi. La sfida è una sfida grande, ma molto molto interessante. Adesso passo la parola a Francesca Tinazzi, che ci presenta il progetto Villaggio Drop,
all'interno del suo intervento. Avremo anche un video del professor Massimo Ferrari e dottoressa Tinazzi Claudia del Dipartimento Ingegneria e Architettura del Politecnico di Milano. Per cui, Francesca, a te la parola, raccontaci che cosa avete in mente. Alessandro, aspetta un secondo, buongiorno a tutti, un attimo a mettere la prima slide che dico due cose. Allora, innanzitutto saluto e ringrazio gli organizzatori di questi tavoli, sono stati per me una ricchezza anche l'altra volta ascoltare i contributi di tutti e porto i saluti dell'imprenditore, che questo si collega bene agli interventi appena fatti dei due sindaci, cioè comunque della dottoressa Tunesi e comunque di Giuseppe, i saluti dell'imprenditore, questo privato che ha scelto di mettersi in gioco due anni fa pur come privato per dare un contributo sociale, insomma. Saluto alcuni partner di questa avventura ora collegati con noi stamattina, che sono appunto la dottoressa Tinazzi, mia sorella per capirci, che è del Dipartimento di Architettura, che ha seguito fin dalla nascita il progetto. È un progetto che è nato appunto nel 2018. E infine ringrazio della presenza e saluto caramente anche Leonardo Fassi, che comunque ha supportato, che è proprio grazie al lockdown, perché ci sono anche cose positive che sono nate nel lockdown, ha permesso la creazione di una rete, che poi nella mia parte finale dell'intervento, quando ascolterete qualcosa che ho preparato per questo momento, ecco, immaginate che siano come le formichine, no? di quella storia che poi vi racconterò. E Leonardo, altro che formichina, ci ha messo proprio tutto se stesso, e infatti ringrazio a questo punto anche Corrado Basti della Fondazione, partecipato dopo di noi Ollus, che è presente anche lui a questo tavolo, Chiara Galli di Volare Insieme, che mi hanno aiutato più che altro, perché poi io appunto mi occupo anche di altro nella vita, mi hanno aiutato a entrare più in questo ambito del dopo di noi, che conoscevo, devo dire la verità, e non si finisce mai di conoscere bene una cosa del genere. Sono collegati poi anche Valeria della Tribù degli Zoccoli, che ha l'intenzione, avrebbe l'intenzione in questa realtà di portare qui un centro di terapia assistita con gli animali, proprio perché il quartiere si colloca in un luogo particolarmente perché predisposto alla presenza del verde, perché appunto sono 12.000 metri quadrati di SLP, però destinati alle costruzioni, ma vi sono quasi 50.000 metri quadrati di terra di coni a verde, quindi la zona si colloca tra Cassano e Osate, e poi dopo lo vedrete dalle slide che verranno proiettate. Quindi, per concludere, voglio dire anche che partner di questa rete vi sono anche grosse persone, cioè personalità anche dell'ambito sportivo, e anche semplici operatori che vogliono appunto attraverso lo sport e l'attività sportiva dare una situazione appunto di benessere generale alla persona. Quindi Daniele Cassioli, per capirci, di Realize, ha fatto la lettera di intenti per questo progetto, quindi, e infine anche cooperative, perché comunque è un quartiere molto ambizioso che vede anche la possibilità di inserimenti lavorativi, quindi le lettere di Officina Lavoro di Milano e di Cooperativa Primavera. Quindi non ve li ho elencati tutti, li vedrete poi. Ecco, quindi prima di far partire la prima slide dico chi sono. Io mi occupo prettamente di infanzia e ho incontrato con somma gioia tantissime situazioni nella mia scuola di fragilità. Qui anche Emanuela della Casetta Lule, abbiamo organizzato insieme dei laboratori con i ragazzi della Casetta Scuola Lavoro, ho Riccardo Facchetti in cucina a scuola, e tutti questi incontri sono stati per me lo slancio per dire di sì. Quindi la parola d'ordine per me è incontro. Ho incontrato anche Riccardo Morelli, collaboratore di Immaginabili Risorse, proprio raccontandogli la storia appunto di questo quartiere, quindi ho veramente fatto tanti incontri, e questo mi ha portato a voi qui presenti il desiderio di scrivere una storia, perché l'incontro più bello l'ho fatto con mia figlia. Mia figlia si chiama Sara, quindi Alessandro, se vuoi far partire la prima, e per lei ho scritto una storia, no? E questa storia è la storia di una goccia. Un giorno appunto ero a casa con lei
e le dico: raccontami una storia bella, mamma. Certo, Sara, ma poi tu devi fare un bel disegno. Lei fa l'artistico adesso, ha 14 anni, ai tempi era più piccola. Va bene, mamma, qual è il titolo? La storia di una goccia. Ma che bello! Chi sono i protagonisti? Un conte con la sua contea e il suo consiglio, no? Che vogliono fare del bene a tante persone ed essere felici loro per aver fatto qualcosa di utile per gli altri. Mi fai vedere la contea? Ecco, qui vedete il terreno dove si colloca, non è la parte del laghetto, è vicino proprio al canale industriale, e vicino a Turbigo, Castano e Nosate. Il terreno è prettamente, ecco. Ma che persone voleva aiutare? Quelle più fragili. Ecco, anche qui vedete, scusami, ho sbagliato Alessandra, ecco qui vedete un po' i punti che ho appena evidenziato, un luogo, quindi si vedono delle foto realizzate dal Politecnico proprio di questa bellissima barriera naturale che verrebbe mantenuta e la parte di terreno dove verrebbero un'azione, si capisce, l'ho appena spiegato, sinergica, e un'idea, quindi un quartiere che unisca unità abitative e housing sociale destinato a persone con disabilità, ma non solo, perché infatti la slide successiva dice: ma che persone voleva aiutare? Quelle più fragili, per non lasciarle da sole nella loro difficoltà, ma anche quelle meno fragili, almeno apparentemente, in una vera e felice comunità. Ecco, qui mi rifaccio a un altro spunto di riflessione che mi ha dato un bando che ho presentato, che poi mi è passato purtroppo con Fernanda e con tante altre nella rete, appunto quello sulla povertà educativa. E quando si parla di povertà educativa, ecco, questo è l'estratto di che cos'è la povertà educativa, quindi alloggi abitativi non adeguati, contesti con scarse possibilità di partecipazione, quindi tutto questo mio incrocio di cose mi fa andare avanti nella storia. Quindi dice: raccontami com'era fatta questa contea e soprattutto chi ha aiutato il conte e il suo consiglio ad immaginarlo. Una fata? Un mago? Un ognomo? Ma no, Sara, ti ho detto che erano in gamba il conte e i suoi consiglieri. Andarono a cercare gli architetti più famosi dei regni vicini, che con generosità studiarono un primo progetto. E ascolta dalle loro parole anche il perché. L'occasione di partecipare per il Politecnico a questo importante progetto è un'occasione importante. È un'occasione che lega la natura, la ricerca universitaria che al Politecnico si fa, con una declinazione sul territorio di questi temi e con la necessità di affrontare i temi che nella società sono più urgenti e impellenti. In questo senso il Politecnico si mette a disposizione a questo progetto molto ambizioso, che ha una forte idealità e che cerca di tradurre proprio sul territorio, proprio all'interno della disciplina architettonica, quello che potrebbe essere un'istanza sociale, un tema sociale molto sentito. Ricercare per il Politecnico è una missione, ricercare condivisione all'interno della società è altrettanto importante. Il Politecnico la definisce terza missione, dopo la didattica e la ricerca è la missione più importante, il collegamento con la società civile. Grazie quindi di questa occasione di lavorare assieme e speriamo che produca ottimi risultati. Non so, Claudia, qui abbiamo di seguito appunto quello che loro proprio hanno estratto, e non so se Claudia, se mi senti innanzitutto, se ti sei sento. Sì, mi sentite? Sì, no, aggiungo solo una cosa, ma poi lascerei concludere Francesca. Cioè, come detto dal professor Massimo Ferrari, per noi è una grande occasione, perché quello che diciamo sempre è che l'architettura e i luoghi non hanno valore se non partono da un bisogno concreto, e la sfida quindi per noi di ripartire anche da alcuni esempi che in anni quasi non sospetti, in tutti gli anni 50, quindi in un altro periodo di ricostruzione, ci hanno insegnato che da un problema sociale, in alcuni casi era
questo è un esempio che vedete di una casa famiglia, appunto, la necessità di ridefinire il tema della famiglia non nel modo più proprio e più consolidato, ma attraverso l'urgenza di collegare realtà diverse e bambini che devono appunto trovare una nuova famiglia. Quindi per noi la sfida più grande, quello su cui stiamo lavorando con tutti questi interlocutori, è proprio quello di dare forma e bellezza a questo tema che è un bisogno. E quindi siamo contenti che al Politecnico arrivino queste domande. Sono domande molto concrete e dall'altra parte però ci danno, diciamo, le giuste questioni su cui lavorare, appunto. Basta, prego. Grazie Claudia. E quindi tornando alla mia storia, avevano un'idea chiara di casa e di comunità, che da queste slide che vedete, questa e quella successiva, loro però non potevano e non possono, e queste case belle per tutti, quindi ecco il risultato: case bellissime per tutti, per famiglie giovani, con bimbi e ragazzi con disabilità, per famiglie in cui i genitori vogliono tenere il legame di convivenza ma dare autonomia, gruppi di famiglie, palestre di vita. Io devo dire che queste cose le ho potuto evincere dal dialogo con Chiara, con Corrado, che è stato ampio e partecipato, perché appunto la slide iniziale con questa immagine messa dal Politecnico era diversa, perché solo chi vive questo problema può portare ricchezza a chi desidera fare qualcosa, perché sono N le risposte, le abbiamo ascoltate, e il motivo per di immaginabili risorse è proprio questo, cioè sono veramente micro progettazioni, ecco, che qui potrebbero trovare però anche una casa, che è un altro aspetto che è molto caro al Politecnico, la casa. E quindi, tornando alla nostra storia, ed ecco il risultato: case bellissime in cui tutti, ma proprio tutti, potessero vivere insieme e aiutarsi, parchi gioco per i bimbi, skate park per i più grandi, animali particolarmente amici dei grandi e dei piccoli, spazi belli dove andare a scuola, dove pregare, dove fare sport. Insomma, apparentemente un sogno e una fiaba. Qui si vedono alcune immagini di quello che si vorrebbe realizzare all'interno. Quindi, per arrivare alla fine, che cosa, quando abbiamo detto sogno, che cosa risponde Sara? No, mamma, a me sembra una storia vera, non un sogno, non una fiaba. Vorrei che fosse reale. Anche il conte e il suo consiglio volevano questo e andò a cercare persone che potessero aiutarlo, sia da luoghi più vicini che più lontani, per rispondere a tutte le domande che aveva in testa. E mentre pian piano tutti lavoravano come formichine operose, il progetto prendeva vita sulla carta. Nelle relazioni, il conte con i suoi collaboratori si mosse per cercare possibili aiuti economici dai regni più vicini. Amore mio, ha preso freddo? E tutti dicevano che era un'idea bellissima, pronti anche a sostenerla, ma serviva qualcosa in più. Non ti preoccupare, mamma, ora io faccio questo disegno, aiuto io gli architetti a rendere il lavoro ancora più bello e a convincere tutti. Così vedrai che tutti vivranno felici e contenti in un posto dove ognuno può rinascere. Quindi questa è veramente la goccia che poi ha realizzato Sara quando ho finito di raccontargli quello di cui mi occupavo. E quindi mi taccio perché non so, forse ho preso anche troppo tempo, non so Maria Pia se sono stata dentro. Va bene Francesca, va bene, grazie ecco, per aver accompagnato. Con il materiale che riceverete potrete eventualmente contattarmi o comunque iniziare un cammino insieme, perché gli incontri, come abbiamo scoperto, sono inimmaginabili e sempre possibili, ecco, anche con le persone che sono qui presenti oggi. Grazie certo. A tutti. Grazie, approfitto per dire che tutto il materiale che è stato proiettato verrà poi inviato via mail a tutti i partecipanti e gli iscritti. Allora, adesso passo la parola a Marazzini e Raffaella,
di ANFAS Legnano e cooperativa aspettate, Serena, scusatemi, sì, scusa, che ci racconterà un'esperienza vissuta sul legnanese. Giusto. Sì, intanto saluto anche, oltre a tutti i presenti, anche il presidente di Cooperativa Serena, Marco Zanetti, che è qui con noi, e la presidente di ANFAS Legnano, Francesca Fusina, che ho visto prima. Dovremmo avere anche delle slide che abbiamo mandato. Allora, Casa WIT, la casa che c'è, è una delle esperienze che come Cooperativa Serena e come ANFAS Legnano abbiamo e stiamo seguendo nell'ambito appunto di progetti di sperimentazione della vita autonoma rivolta a persone con disabilità. Nel senso che come Cooperativa Serena abbiamo iniziato a progettare, pensare e strutturare progetti in questo senso già dal 2004, a partire dalla formazione delle famiglie, delle persone con disabilità, e quindi a confrontarci e a pensare a quali potevano essere le risposte in questa direzione. Fino poi ad arrivare, attraverso diverse esperienze nel corso degli anni, all'occasione che ci è stata data con la pubblicazione dei primi avvisi, dei primi bandi d'avviso a seguito della legge 112 del 2016, per cui è avvenuto appunto sul finire del 2017 un incrocio virtuoso tra queste tre realtà presentate inizialmente, quindi Cooperativa Serena, ANFAS e anche WILDM Legnano, proprio perché da un lato c'era alle spalle un percorso appunto di pensiero e progettazione, dall'altro uno spazio che è quello messo a disposizione da WILDM, che attraverso un contributo, un finanziamento di Fondazione Cariplo, aveva allestito e strutturato questo appartamento doppio, in un appartamento di Legnano, dove sono stati inseriti anche dei supporti domotici in aiuto in particolar modo alla disabilità motoria, nel senso che, per farvi qualche esempio, tutte le tapparelle, le finestre di questo appartamento sono elettriche, c'è un iPad che controlla tutti diciamo le strumentazioni presenti nella casa, quindi il forno, la piastra, il frigorifero, il riscaldamento. Quindi era stata pensata inizialmente come un alloggio dedicato a percorsi e bisogni di persone con disabilità per lo più motoria. Poi attraverso appunto le richieste che via via arrivavano, sono stati strutturati progetti non soltanto per persone con disabilità motoria, ma in genere per persone con disabilità intellettiva di diverso grado. Tra l'altro questa esperienza e l'opportunità economica offerta dagli avvisi del dopo di noi è giunta in un momento più che opportuno rispetto al tipo di lavoro che come cooperativa stavamo proponendo all'interno dei centri diurni che gestiamo rivolti a persone con disabilità. Nel senso che ormai da qualche anno si stava lavorando su progetti di vita delle persone in carico a cooperativa, e quindi naturalmente l'idea del progetto sul dopo di noi era sicuramente un aspetto fondante presente all'interno di ciascun progetto individuale. Prima ancora che venissero banditi gli avvisi sul dopo di noi, avevamo iniziato a fare una proposta al territorio legnanese con ANFAS e WILDM, proponendo un menù delle autonomie da poter sperimentare all'interno di questa casa. Per cui ci siamo immaginati appunto dei menù differenti a seconda di quelli che erano i bisogni delle persone, e ciascun menù prevedeva degli ingredienti, ossia delle abilità da poter andare a sperimentare all'interno della casa.
Sicuramente la risposta è stata più tiepida rispetto a quella poi avvenuta con la presentazione dei progetti all'interno del Dopo di Noi, perché, e questa è una delle criticità che noi osserviamo all'interno di queste progettazioni, mancava la sostenibilità economica all'attuazione di questi progetti. Mentre invece con la partecipazione ai bandi a fine 2017 e inizio 2018 siamo riusciti a coinvolgere, proprio perché era assicurata la copertura economica, più o meno più di 50 persone con disabilità, proprio perché il fatto di non aver pensieri dal punto di vista della necessità di coprire spese o da parte delle amministrazioni comunali o da parte delle famiglie medesime ha naturalmente aperto la disponibilità all'esperienza. Purtroppo questo è da dire, lo rileviamo in tutti i nostri progetti. Diciamo che inizialmente sono stati coinvolti per lo più persone che erano in carico a Cooperativa Serena frequentando i centri diurni di cooperativa, ma poi via via ci sono arrivate richieste anche da famiglie singole piuttosto che da amministrazioni comunali, perché sempre di più appunto si veniva conosciuto il progetto che si proponeva all'interno di questa casa. La nostra proposta si è strutturata in due modalità differenti, a partire appunto dall'inizio del 2018 fino a poco tempo fa, ossia fino a poco prima della emergenza sanitaria, dove abbiamo dovuto interrompere tutti i progetti. Una parte di progetti erano strutturati per alcune persone con un accesso una volta alla settimana, dal termine delle attività presso i centri diurni fino alla mattina successiva, quindi proprio un rientro a casa, che non era casa propria ma una casa condivisa, di persone organizzate in gruppi di 3, massimo 4, con un educatore presente. Un altro gruppo di persone accedeva invece a questa casa durante il fine settimana, una volta alla settimana. Questo perché i bisogni delle persone erano differenti. Le persone che avevano accettato di partecipare una volta alla settimana erano persone in qualche modo già pronte ad un'esperienza di distacco dal nucleo familiare, di sperimentazione in un domicilio differente. Le persone che invece accedevano durante il weekend avevano la necessità di un avvicinamento più soft appunto alla casa e quindi al distacco dalla famiglia, proprio perché con delle fragilità differenti e senza alcuna esperienza di sperimentazione di vita autonoma negli anni precedenti. Naturalmente i progetti presentati, possiamo magari continuare con le slide, nel senso che vengono mostrati alcuni degli spazi della casa e anche delle persone che hanno abitato questa casa. Dicevo che durante appunto l'accesso a questi appartamenti, seppur il progetto era un progetto comune in uno spazio comune, naturalmente gli obiettivi sono andati diversificandosi. Da chi appunto aveva la necessità solamente di potenziare alcune abilità, alcune competenze, alcune autonomie già acquisite, a persone che invece facevano la loro prima esperienza in un contesto diverso dalla famiglia e quindi davano la possibilità da parte degli operatori di osservazione, ma anche da parte di loro stessi, di osservazione di sé in contesto differente e quindi di emersione di quelle che potevano essere le loro possibilità e le loro aspettative rispetto al proprio futuro. Piuttosto che anche obiettivi pensati per persone che accedevano progressivamente alla casa pur non appartenendo al progetto iniziale, che quindi avevano bisogno di un avvicinamento magari sostenuto da un educatore dedicato.
Le attività naturalmente sono state le più diverse, ma mi viene da dire anche le più normali e quotidiane, nel senso che la priorità nostra era dare proprio l'idea alle persone partecipanti di cosa vuol dire vivere insieme, in comune, in una casa diversa da quella familiare, quindi quali sono non soltanto magari la piacevolezza di stare con degli amici, anche le responsabilità di dover pensare alla spesa, al budget economico da gestire, alle necessità appunto di pulizia e di ordine del proprio spazio personale e dello spazio comune. Il tutto naturalmente all'interno di quello che è il progetto individuale di ciascuno di loro. Quello che possiamo procedere con le slide. Quello che abbiamo, come dire, raccolto da questa esperienza degli ultimi due anni è sicuramente la necessità di dover ricercare comunque una soluzione ed un percorso che porti ad un'evoluzione rispetto alla formazione continua che viene proposta. Noi ad alcune delle persone che hanno accesso a questi progetti, di anno in anno proponiamo sperimentazioni di vita autonoma, ma di fatto senza una soluzione definitiva. Sono ormai dei grandi esperti di vita autonoma, avrebbero bisogno poi davvero di concretizzare la possibilità e il desiderio di poter vivere da soli o in piccolo gruppo, per cui sicuramente serve senz'altro la sostenibilità economica, che non può ridursi a quella assicurata da progetti e finanziamenti che poi ad un certo punto si chiudono. Insieme a questo, molto importante è anche, e in contemporanea, in parallelo con la formazione delle persone con disabilità, la formazione e il lavoro con le famiglie, che ormai da due anni stiamo per esempio portando avanti su un altro territorio, in particolar modo con la Fondazione Dopo di Noi di Cornaredo, e anche il Presidente Corrado Bassi è presente oggi a questo incontro, proprio per lavorare insieme alle famiglie su quelle che potrebbero essere le soluzioni, le opportunità da poter proporre per concretizzare questi tipi di progetti. Insieme a questo, naturalmente, al di là dei finanziamenti derivanti dal Dopo di Noi, un'altra opportunità che stiamo cercando di strutturare in questo ultimo periodo è l'attivazione, di concerto con altre realtà, di Cascina Fraschina, su un altro territorio che è quello di Abbiate Grasso. È di fatto un'azienda agricola dove metteremo insieme sia la necessità e il desiderio di alcune persone di poter affrancarsi e rendersi indipendenti dal proprio contesto familiare, poter sviluppare la propria socialità nell'incontro con altre persone e parallelamente anche poter raggiungere un'autonomia di tipo lavorativo e quindi autosostenersi economicamente in questa vita al di fuori del nucleo familiare. Quello che mi piace sottolineare, che tra l'altro è stato già sottolineato da altri relatori durante questa giornata, è il fatto che nel progettare questi percorsi, nello strutturare le diverse attività e le diverse proposte, partiamo da quelli che sono i desideri e le aspettative portati dalle persone stesse. È importante che, è fondamentale che appunto le proposte e le opportunità che vengono offerte siano proprio una risposta a quello che loro ci portano, in quanto appunto persone autodeterminate ed in grado, se adeguatamente supportate e sostenute, nell'esprimere le proprie preferenze e le proprie aspettative per il futuro, onde evitare che poi avvenga come c'è
ci è capitato di dover purtroppo osservare che le persone non possano, non riescano a far riconoscere i propri diritti. Laddove si trovino improvvisamente sole, mancando il genitore o comunque il nucleo familiare di sostegno, siano obbligate dalla contingenza a essere inserite in una comunità o comunque in un contesto che non sentono il loro e quindi non venga riconosciuto il loro diritto, per cui sicuramente in questo percorso di progettazione, di organizzazione di nuovi e più completi interventi va sicuramente preservato e sostenuto questa necessità di aiutare le persone con disabilità a poter far sì che vengano riconosciuti i loro diritti e le aspettative espresse. Vi ringrazio. Grazie Raffaella, grazie mille. Allora adesso velocemente passiamo la parola all'esperienza del Castanese, che viene portata avanti da anni da Lule e da Animazione Valdocco, anche grazie al progetto Insieme Verso Casa finanziato dalla Fondazione Ticino Lona. Emanuela Caputo e Emanuele Puccio hanno chiesto ai ragazzi delle nostre palestre di vita di raccontarci qual è il loro desiderio di casa, e quindi io farei partire subito il video per poi lasciare la parola ad Emanuela ed Emanuele per raccontare invece cosa facciamo nelle nostre palestre. Prima di pensare alla mia casa, devo guardare le mie capacità, cioè quello che posso permettermi e ciò che resterà nel mondo dei sogni. Cosa sai fare da sola, come lavori in casa? Le lavatrici, stendere, ritirare negli armadi, organizzare anche il mio armadio. Quando faccio... Adesso ho messo via le magliette corte, quelle lunghe le ho lasciate fuori. Ok, li fai tu questi lavori? Sì. Stiro, lavo, faccio i mestieri, pulisco i vetri. Con chi vorresti vivere? Con le ragazze. Ok. Sono ragazze. Un fidanzato, un ragazzo che mi piace a me, biondo, con gli occhi azzurri. Con mia sorella. Amore, andiamo da vita a vivere io e te da soli? Va bene, quando? Tra un anno. Prima andiamo a vedere la casa e poi andiamo a vivere insieme, poi vediamo i costi, come sono. Pensi che ti servirà un aiuto in casa? Chiedo a una persona se mi dà una mano a lavarmi la schiena, quando mi metto a fare la doccia. Per forza devo avere un assistente, che prima deve vedere cosa riesco a fare e mi aiuta a mantenere le funzioni della parte destra. E poi deve aiutarmi a farmi capire dagli altri. Mi piace sì che passano gli operatori. E come te la immagini questa casa futura? Bella. Sì. Con la mia cameretta. Con la tua cameretta? Certo, sì. Beh. Dove mettere i miei disegni? Grande! E spaziosa! Tanti pupazzetti! La mia casa mi piacerebbe un colore arancione come la sedia. Allora, quando entro, prima uso le mie chiavi. Entro, vado nell'ingresso, apro la porta. Vedo la cucina, poi c'è la sala, la camera, poi c'è il bagno,
Sì. Una camera, un piccolo ripostiglio e un piccolo bagno e una piccola anticamera. Ma perché tutto piccolo? Perché mi va bene per me. Deve esserci un computer perché più o meno lo so usare e perché può essere anche una risorsa lavorativa. Ovviamente deve essere collegato a internet. Poi bisogna decidere dei punti nevralgici dove mettere i maniglioni, come in bagno o nei luoghi dove mi devo alzare in piedi. Giornata tipo? La colazione, un lavoro che mi fa guadagnare tanti soldini, non come il tirocinio che non è che guadagni molto. Magari passeggiate, poi cuciniamo insieme, magari mettiamo giù il menù. Chi mi conosce non pensa minimamente alla mia autonomia, ma sinceramente, guardandomi allo specchio, magari è possibile un tentativo. Magari è possibile un tentativo. Emanuela? O Emanuele, insomma, chi dei due vuole raccontare? Buongiorno a tutti, parto io Emanuele. Allora, per chi non conosce Casetta Lule, magari ve la presento in due parole. Noi siamo a Nosate, siamo in una struttura che è un'ex scuola, quindi è uno spazio non tanto grande ma neanche piccolo, è accogliente ed è uno spazio soprattutto domestico. Cioè, si presenta come una grande casa con un salone da pranzo, una grande sala, delle grandi camere per dormire, dei bagni, una cucina che è funzionale e spaziosa, un giardino e poi abbiamo un laboratorio che noi utilizziamo un po' per tutte le nostre attività e che è anche uno spazio dedicato a un'aula informatica, quindi con delle postazioni a computer. Quando nasce Casetta e perché? Casetta nasce ancora nel 2008 ed era un servizio, insomma, per accompagnare le persone disabili e le loro famiglie al dopo di noi, proprio al dopo di noi, sperimentando dei percorsi assolutamente personalizzati di vita autonoma che hanno come obiettivo la crescita proprio delle autonomie personali, relazionali, abitative e anche prelavorative. E anche la valorizzazione della socializzazione, del tempo libero e delle attività sportive. Noi in Casetta ancora oggi accogliamo minori, giovani, adulti, anche ultra sessantenni, anche ultra 65 anni anzi, e hanno una disabilità medio lieve. E che cosa facciamo? I nostri servizi sono personalizzati, per cui offriamo diverse alternative o anche tutti insieme. Abbiamo dei weekend, prima del Covid, dal sabato mattina alla domenica sera, ora un formato ridotto, ma li abbiamo ancora. Dove appunto ci si trova e si sperimenta un po' la vita insieme, quindi la socializzazione e nel contempo le proprie autonomie per essere anche in grado noi stessi di fare le cose e di aiutare anche gli altri quando c'è bisogno. Attiviamo durante la settimana dei laboratori vari per le autonomie, dal laboratorio di cucina, al laboratorio di informatica, anche laboratori di competenze prelavorative, perché molti dei nostri utenti magari non sono mai stati inseriti in un, per esempio, in un tirocinio, come si diceva nel video, no? Quindi non hanno ancora messo alla prova le loro capacità per capire anche cosa fare poi nel loro futuro. Una larga parte poi del nostro servizio è l'educativa individuale. I nostri educatori durante la settimana propongono percorsi personalizzati di accompagnamento, anche qui magari più centrati appunto sull'acquisizione delle autonomie o sulla socializzazione, sullo sfruttamento delle reti del territorio, sulla conoscenza, insomma, quindi ogni percorso è veramente personalizzato. Prevediamo anche tutta una serie di iniziative per il tempo libero, sia come singolarmente come Casetta, sia in collaborazione con le varie associazioni e i vari enti del territorio. E devo dire che il valore in più di Casetta è proprio questo, il senso di fare rete, di condividere e di collegarsi proprio per offrire le maggiori risposte possibili ai bisogni delle persone. E l'incontro di oggi, insomma, è anche un po' la testimonianza di questo percorso. Mi permetto di aggiungere che come cooperativa Lule abbiamo anche un piccolo esempio di housing sociale nell'Abbiatense, però non nel nostro territorio. È un appartamento che accoglie degli utenti adulti maschi, hanno una disabilità medio lieve oppure sono in situazioni anche di fragilità
che si gestiscono autonomamente nella casa. C'è un passaggio degli educatori, ma non tutti i giorni, solo in alcuni momenti, in alcuni giorni della settimana. Passo la parola a Emanuele. Buongiorno a tutti. Prima di raccontarvi che cos'è il progetto Ci Vediamo da Me, poi chiamato Compagnia delle Zucche Matte dalle stesse persone che lo frequentano, volevo sottolineare che la voce maschile che avete sentito nel video è la voce fuori campo di un educatore, perché ovviamente Dino, che è la persona che è stata intervistata, ha delle difficoltà nell'eloquio, però è una persona con delle ottime capacità cognitive, per cui era necessario, come dire, è possibile, come dice lui, è possibile provarci, no? Ecco, la nostra palestra di vita, invece, io sono Emanuele Puccio, sono il responsabile di un centro socio-educativo a Vanzaghello per Cooperativa Animazione Valdocco. La cooperativa è a sede legale a Torino, è molto presente in Piemonte e da qualche anno siamo presenti anche in Lombardia. Su questo territorio abbiamo questo servizio e con le famiglie di questo servizio abbiamo iniziato ormai nel lontano 2016, nella primavera del 2016, a fare un percorso proprio legato a quelle che erano le preoccupazioni dominanti nelle persone nelle famiglie con persone con disabilità. Ne è nato una sorta di gruppo AMA, anche a seguito di un percorso di studi mio. Questo gruppo di automutuo aiuto si è sviluppato poi a seguito della legge 112 che caso ha voluto fosse promulgata proprio a giugno di quell'anno, si è sviluppato, è passato da un livello più di tipo emotivo, quindi di confronto emotivo, ad un livello progettuale, nel senso che le famiglie, che tra l'altro afferivano anche ad alcune associazioni del territorio, hanno deciso insieme a me, insieme alla cooperativa, con il supporto degli educatori del centro socioeducativo, di costruire un progetto, sono poi uscite le linee guida e quindi abbiamo aderito a quel bando progettuale con alcune persone che hanno deciso di sperimentarsi in questa palestra di vita. Che cos'è il progetto Ci Vediamo da Me? Sostanzialmente il comune di Turbigo, la parrocchia nel comune di Turbigo ci ha dato un appartamento che abbiamo potuto utilizzare proprio in questa direzione, un gruppetto di non più di 5 persone con un rapporto educativo 1 a 3, sono comunque persone con delle disabilità anche gravi e che a volte necessitano anche di accompagnamento assistenziale, abbiamo deciso di provare nei weekend come casetta Lule, dal sabato mattina alla domenica sera, di provare dei percorsi di piccola comunità. Quindi di supportare quelle progettualità che tendenzialmente vengono scritte, vengono pensate anche insieme alle famiglie, ma nei centri, nei servizi che le persone frequentano, di provare a fare un passo avanti, di supportare l'autonomia e la proattività della persona con disabilità. Ecco, adesso questo evento, così come che si sta concludendo, va proprio in questa direzione, nella necessità di trovare lo step successivo. Noi ci crediamo molto nella palestra di vita, ma poi è necessario che tutti insieme si contribuisca a costruire il passaggio reale nel poi mettere in pratica le autonomie sulle quali stiamo lavorando. Ecco, mi fermerei qui perché i tempi sono andati molto lunghi. Grazie Emanuele, grazie ad Emanuela. Io lascerei lo spazio a eventuali contributi da parte dei partecipanti e poi due parole di chiusura. Ho visto che c'è Davide Magliano. Davide, se sei collegato, vedo che ci sei, ma non so se ci senti. Davide Magliano è un responsabile di Azienda Sole di Legnano che ha comunque seguito questo percorso e che si occupa del dopo di noi in Azienda Sole. Ci sono, ciao Maria Pia, ciao a tutti. Ciao, se vuoi anche tu dire qualcosa. Allora, prima cosa ti ringrazio comunque per l'invito perché è stato veramente un evento molto bello, secondo me anche bello vedere un po' che cosa viene fatto negli altri territori. Poi ringrazio anche Raffaella Marazzini e Marco Zanisi per aver raccontato quello che è stato fatto un po' da loro sul nostro territorio.
ho visto che c'era anche la responsabile del nostro piano di zona, la dottoressa Tunisi per Magnago. È stato anche molto interessante vedere cosa viene progettato anche da loro sul loro sul castanese, perché comunque io non ero a conoscenza di tutta questa progettazione su questo immobile, quindi è stato molto molto bello. Un po' forse la riflessione che va fatta sui progetti dopo di noi, che magari è stata anche condivisa la scorsa volta, è che purtroppo questi progetti in questo momento sono di durata limitata, nel senso che hanno una durata di 2 anni, adesso ci è stata consentita di fare un po' una proroga. Quello un po' su cui dovremo ingaggiarci, penso, più o meno tutti, quindi non solamente noi che in questo momento rappresentiamo le istituzioni, ma anche ovviamente voi che poi effettivamente attuate gli interventi, è cercare di capire come portare avanti questi progetti oltre la durata limitata dei finanziamenti che ci vengono poi dati dalla regione, dall'ATS in questo momento. Quindi secondo me forse il maggior spunto di riflessione per i progetti che verranno avviati nelle prossime annualità sarà proprio questo: capire il come trovare una sostenibilità economica in tutte queste realtà progettuali. Grazie Davide, sì, si può fare e che dobbiamo farlo. Adesso siamo nella fase in cui dobbiamo proprio farlo, dobbiamo mettere insieme le risorse. Allora io faccio un po' una riflessione. Intanto ringrazio veramente tutti, perché tra l'incontro scorso e questo tantissime persone hanno portato un contributo e hanno dedicato del tempo per raccontare la propria esperienza, per portare degli stimoli, e questo è già un'integrazione di saperi fondamentale. La parola integrazione è stata utilizzata da tanti, da tutti direi, in un modo o nell'altro, per poter parlare di questo tema, ma è una parola che possiamo in realtà utilizzarla anche su tanti altri temi, ma in questo caso in particolare credo che sia importante integrare gli sguardi, come diceva prima Leonardo, no? Perché lo sguardo deve essere orientato al bene comune e deve essere uno sguardo che va oltre il confine del proprio interesse personale. Io ho un bisogno e anche i bisogni vanno integrati, cioè il bisogno della persona con disabilità, il bisogno della persona in una situazione di fragilità, il bisogno dello studente o della giovane coppia che vuole vivere in autonomia e che trova delle soluzioni comuni mettendo a disposizione i propri saperi, perché anche l'integrazione di saperi è fondamentale. Non bastiamo noi da soli, questo è anni che ci siamo resi conto, no? Lui da sola non può fare nulla se non mette insieme i saperi di diverse figure, diverse competenze del privato sociale, dell'associazionismo, dell'ente pubblico, del politecnico, del cittadino che porta la sua esperienza e il suo bisogno. Integrando i saperi riusciamo a trovare soluzioni molto più ricche. Anche del privato sociale, perché vediamo che nel progetto Drop Mario Cugini, che è un imprenditore, a lui chi lo fa fare, insomma, di stare a imbarcarsi in una situazione così che gli ha complicato la vita sicuramente, però il fatto di trovare persone che credono e che vogliono mettere insieme la sua competenza con le competenze degli altri, perché è una cosa che ha fatto subito Mario, dire io so costruire, poi la gestione della parte educativa, la gestione della parte sociale, tutto questo lo devo dare in mano degli esperti, no? Quindi questa integrazione di sapere può portare delle soluzioni interessanti, e in questa direzione dobbiamo andare affinché si possa fare, affinché si possa realizzare. E poi è fondamentale l'integrazione delle relazioni. Devono essere relazioni di comunità. Spesso le persone con disabilità vogliono rimanere nel loro contesto di vita perché sono importanti le relazioni che hanno costruito col vicino di casa, col parroco, con gli amici che vivono magari lì, passeggiare, poi soprattutto i nostri sono paesi piccoli, per cui se passeggi in centro a Castano, cioè la nostra Giovanna si fa la passeggiatina in centro, incontra 1000 persone che le chiedono come sta, chiacchierare, è molto sicura, è un po' quella comunità che ti aiuta a sentirti sicuro.
E quindi questa comunità deve imparare a dialogare e ad aprirsi, perché in questo modo riusciamo ad essere una comunità accogliente per tutti, anche per le persone con disabilità, che hanno bisogno di sentirsi sicuri in un contesto sicuro, abitativo e di comunità. Io chiuderei qui questo secondo incontro, un po' raccogliendo il bisogno di non fermarci qui, sia per approfondire la parte tecnica con il notaio De Paoli, sia per approfondire invece la parte anche di sviluppo dei progetti che sono stati portati a questo tavolo. Per cui vi ringrazio tutti perché è stata veramente una bellissima esperienza. Non sapevamo cosa saremmo riusciti a mettere insieme, ma è la dimostrazione che insieme di più saperi fa un tutto molto bello. E vi ringrazio di aver dedicato il vostro tempo e vi auguro un buon weekend. Grazie. A tutti. Arrivederci. Grazie.